C'è stato questo fatto rovinoso nella notte a Sappada, era più o meno mezzanotte quando a causa del forte temporale è scesa questa frana dal rio Acquatona, è scesa invadendo il manto stradale della strada regionale 355 su quel tratto di competenza appunto di FVG Strade ma anche del Veneto, perché proprio a ridosso del confine, per poi distruggere il guardrail e finire anche nell'orrido. Si stima che sia più grande di 3.000 metri cubi come si era detto inizialmente, anche perché man mano che liberano la strada riescono a salire per capire appunto dove è partita e qual è effettivamente l'entità. Per fortuna non c'era nessuno presente, quindi non si registrano feriti. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, dei volontari di Sappada che hanno illuminato la zona, ha consentito anche ai volontari del soccorso alpino di verificare che effettivamente non ci fosse nessuno, nessuna persona coinvolta. Sono arrivati poi i mezzi dei vigili del fuoco di Santo Stefano, ma anche i carabinieri e praticamente il personale di FVG Strade e Strade Veneto che stanno lavorando alacremente. Si stima però che la strada possa rimanere chiusa per 2 giorni anche per consentire agli operatori di metterla in sicurezza. Le frane hanno interessato la zona della Valsesis, che è una zona molto frequentata dai turisti, anche lì i mezzi sono all'opera per sgomberare le diverse frane che sono verificate. Al momento ne segnalano 5 sulla strada appunto che porta alle sorgenti del Piave, operatori anche lì già all'opera, lì si prevede che insomma la strada venga sgomberata prima e che venga consentito il passaggio dei tanti turisti che in genere la frequentano soprattutto in questo periodo.